Ciao ragazzi, in questo video andremo a fare un'analisi completa del mazzo Darkrai Giratina con decklist, consigli di gioco, strategia e costo del mazzo. Andiamo quindi in gestore mazzi e andiamo a vedere il deck. Ok, il deck è questo: 12 Pokémon, 34 carte nature, 14 energie. Partiamo dai Pokémon e partiamo dalla destra, ovvero dal Garbodor. Quindi due Trubbish, due Garbodor. Il Garbodor è una carta che comunque viene giocata molto in standard e ha l'abilità di bloccare le abilità di tutti gli altri Pokémon in gioco, nella pila degli scarti e dalla mano. Ovviamente tranne l'abilità del Garbodor stesso. Quindi è una carta che può essere molto utile per fronteggiare avversari che giocano Pokémon che si basano principalmente sulle loro abilità, quindi Greninja, oppure Greninja Turbo ovviamente, oppure Shaymin, o qualsiasi altro Pokémon che usa abilità. E ovviamente dobbiamo essere bravi a giocare il Garbodor. Utilizzare la sua abilità in quanto l'abilità scatta soltanto qualora questo viene equipaggiato con una carta equipaggiamento, quindi carta strumento. Quindi dobbiamo essere bravi noi a scegliere il momento giusto, il momento esatto per equipaggiare la carta al Garbodor e sfruttare la sua abilità a nostro vantaggio, quindi solamente dopo aver giocato Shaymin o nel caso in cui il nostro avversario non giochi Pokémon Mega Evoluzioni, in quanto comunque l'abilità del Giratina è quella di non subire danni dai Pokémon Mega Evoluzione e ovviamente utilizzarla sempre dopo Lupa, che sono questi i nostri tre Pokémon, Lupa, Giratina e Shaymin, che giocano abilità. E partiamo adesso dallo Shaymin. Lo Shaymin in doppia copia è una carta fondamentale, essenziale e insostituibile per ogni mazzo. Velocizza il mazzo, velocizza l'azione, ci permette di pescare le carte e quindi insostituibile. Non pensate di sostituirlo con gli Octillery, perché gli Octillery comunque sono Pokémon di fase 1, quindi per mettere in campo ce ne vuole, bisogna trovare il Remoraid, bisogna pescare l'Octillery, bisogna trovarlo. Quindi anche se sfrutta l'abilità ogni turno, lo Shaymin comunque subito ci permette di pescare queste 6 carte e velocizzare il mazzo. Poi abbiamo qui Lupa, la carta in singola copia essenziale per questo mazzo, in quanto è la carta che andremo sempre a prendere di Ultra Ball come prima carta, perché una volta preso Lupa, una volta messo in campo, ci permette di prendere tre Pokémon X. I Pokémon X che quindi si andranno a prendere saranno Shaymin, Darkrai e il Giratina. Poi passiamo a quella che è l'accoppiata principale di questo mazzo, il Darkrai e il Giratina. Partiamo da Darkrai. Il Darkrai è quello con l'attacco Neuropulsar. Neuropulsar cosa fa? Questo attacco infligge 20 danni in più per ogni energia buio assegnati ai tuoi Pokémon. Quindi una volta assegnate due energie buio al Darkrai, tutte le altre carte energia le andremo a assegnare ai Pokémon in panchina. Quindi Giratina, un altro Darkrai o qualsiasi altro Pokémon. E la forza del mazzo dove sta? Sta proprio in queste tre carte: il Darkrai appunto, il Giratina, perché il Giratina cosa fa? È un Pokémon drago, come vedete, e quindi può essere equipaggiato, gli può essere assegnata una carta speciale drago, che è questa energia drago doppia, che fornisce energie doppie di qualsiasi tipo ad un Pokémon drago. Quindi qualora il nostro Darkrai vada ad attaccare, queste energie che gli assegniamo al Darkrai, al Giratina, sono considerate come due energie buio. Quindi il Darkrai con il Giratina in panchina fa un danno maggiore. E poi la terza carta di questo trio è l'Elisir Max, che ci permette di caricare ulteriormente l'attacco del Darkrai andando a equipaggiare, a assegnare energie ai Pokémon in panchina, in quanto, come abbiamo detto, il Darkrai l'attacco dipende dall'energia assegnata a tutti i nostri Pokémon. Quindi, una volta assegnate le due energie al Darkrai, tutte le altre energie che avremo in mano le andiamo a assegnare comunque ai Pokémon in panchina. Quindi,
quindi abbassano 2, e con l'elisir ovviamente non c'è problemi perché l'elisir assegna energie proprio ai Pokémon in panchina. Poi abbiamo visto quindi questi Pokémon e soffermiamoci un attimo sul Giratina. Il Giratina in questo mazzo serve essenzialmente per fornire energie al Darkrai per attaccare, in quanto noi non andremo mai ad attaccare col Giratina se non in due casi, ovviamente. Il caso in cui ci troviamo contro un Pokémon Mega Evoluzione, quindi andiamo contro un mazzo che utilizza Mega Scizor, Mega Mewtwo, e quindi in questo caso sfrutteremo la sua abilità. Quindi quando sono contro un mazzo che usa la Pokémon Mega, ovviamente non equipaggeremo il Garbodor, ma andremo a cercare di caricare il Giratina per metterlo come Pokémon attivo e quindi continuare ad attaccare col Giratina tutti i suoi Pokémon Mega Evoluzione. E poi il secondo caso in cui bisogna soffermarsi sul Giratina è quello del suo effetto, l'attacco, l'effetto dell'attacco che è Ruta Caos, che permette all'avversario di non giocare carte stadio, energia speciale doppia oppure carte oggetto Pokémon. E quindi questo è un effetto particolarmente efficiente contro mazzi come il Nightmare, ad esempio, che utilizza energie doppie, ma anche lo stesso Mewtwo spesso utilizza energie doppie, il mazzo Veltal che pure utilizza energie doppie, oppure che ne so, il mazzo Keridos che va molto in standard ultimamente, che comunque si basa su carta stadio che è la base del Team Magma. Le energie doppie sono le uniche energie che utilizza quel mazzo. E quindi questi sono i due casi in cui si andrà a utilizzare il Giratina. Per tutto il resto si attacca con il Darkrai e il Giratina è solo da supporto perché gli assegniamo queste energie drago doppio. Poi passiamo adesso alle carte allenature. Cerca sfide, sapete cosa fate, è inutile che ve lo dico, Elisir Max ve l'ho spiegato prima. Post allenatori in doppia copia serve per sfoltire il mazzo, quindi permette di vedere le prime quattro carte, scegliere una carta allenatore e aggiungere la nostra mano, quindi serve principalmente per prendere l'elisir, quindi sfruttare questo utilizzo dell'elisir per caricare ulteriormente l'attacco del Darkrai. E quindi sfruttando comunque questi allenatori, sfruttando gli elisir, i scemini che fanno pescare, il Drago doppio, il Darkrai, il Giratina, in 2-3 turni si può riuscire a fare benissimamente più di 100 danni al nostro avversario. Poi abbiamo il Superamo, che permette di mischiare carte, energia e Pokémon, 3 carte Pokémon energia in qualsiasi combinazione nella nostra pila degli scarti al nostro mazzo, il Super Martello che è una carta che a me serve molto, l'ho trovata molto utile in standard, doppia copia, anche se alcuni mazzi la giocano in singola copia e quindi preferiscono 3 post allenatori e un super martello. Io preferisco 2 e 2, anche se proverò a usarne 3 ed 1 per vedere come mi trovo con questo 3-1. Poi, Ultra Ball, ve l'ho detto già, si va a prendere con la Ultra Ball sempre Lupa per poi prendere altri Pokémon EX. Contro i mazzi che utilizzano carte con abilità, si va preso Lupa, poi successivamente alla seconda Ultra Ball si va a prendere o il Trubbish, il Garbodor, a seconda delle esigenze. Poi abbiamo Inizio in doppia copia, N in doppia copia, Professor Platan 4 copie e un'Astra. Astra perché viene utilizzata? È una carta comunque molto utile, giocata poco, ma che comunque è molto utile. Questo perché permette di ritirare un Pokémon attivo, curarlo da 30 danni. Questo perché ci può essere utile questa carta? Perché ad esempio abbiamo il Darkrai che solitamente viene equipaggiata con questa, la Cintura Furia Lotta. Quindi una volta che il Darkrai ha pochi punti vita, non possiamo assegnargli ad esempio la vitraleve per ritirarlo, oppure non vogliamo sprecare le due energie per ritirarlo. Cosa facciamo? Utilizziamo quest'Astra, ci mettiamo in panchina il Darkrai, lo sostituiamo con un altro Darkrai che sarà sicuramente già caricato, avremo già caricato sicuramente, e lo curiamo anche e ci salviamo le due energie che avevamo assegnato, e quindi il nuovo Darkrai che abbiamo messo come Pokémon attivo, che quindi abbiamo costituito, andrà a fare comunque danni perché le energie del Darkrai che abbiamo ritirato sono comunque salve. Quindi carta molto utile,
che vi consiglio di mettere, anche se non la trovate in tutte le versioni. Ma nella versione degli ultimi regionali c'era questa carta e si è rivelata appunto molto utile proprio per questo motivo. Poi cosa c'è? C'è la città parallela, che è una carta stadio, l'unica carta stadio che può essere giocata in questo mazzo, in doppia copia perché non è essenziale, è una carta comunque da fastidio perché rallenta la manovra dell'avversario, in quanto comunque fa sì che possa giocare fino a 3 Pokémon nella sua panchina. Se la trovate contro è un po'... avete sperimentato sicuro che è un po' fastidiosa perché non potete, se ve la mette l'avversario, non potete mettere una nuova città parallela e girarla questa volta verso di lui in modo che sia lui e non più voi a dover avere tre carte Pokémon. Quindi in uno scontro dove ci sono due carte stadio, città parallela, il giocatore che ha la meglio è appunto quello che riesce a mettere prima, cioè avvantaggiato che ha la meglio è quello che riesce prima a mettere città parallela. È utile perché comunque dà fastidio a questo mazzo, quindi se trovate un mirror match dà fastidio a questo mazzo Arcanine, dà fastidio anche al mazzo Yveltal, non tanto al Mewtwo, sì, diciamo anche al Mewtwo perché comunque sono tutti mazzi che giocano gli Shaymin, quindi se non sono partiti gli Shaymin non riescono a mettere appunto questi Shaymin in campo e quindi siete molto avvantaggiati con città parallela. Quindi in doppia copia, non dico 3-3 troppo, ma in doppia copia vi può servire. Cintura Furia Lotta da equipaggiare, da assegnare quindi al Darkrai, a Giratina a seconda dell'occorrenza e mai al Garbodor. Garbodor si preferisce assegnargli la pietra lieve. Questo perché sì, il Garbodor è un Pokémon che ha costo di ritirata 3, quindi se l'avversario lo mette dentro con Elise e non vi attacca, avrete questo Garbodor di cui non potete farvi nulla perché non potete attaccare, utilizzate energia psico e poi ritirata 3. Quindi dovete assegnare 3 energie per poterlo ritirare, quindi vi consiglio sempre di assegnare la pietra leve e mai la cintura Furia Lotta, a meno che non in casi estremi in cui vi serve necessariamente utilizzare l'abilità del Garbodor. E poi abbiamo 4 energie Drago Doppio e 10 energie base di tipo buio. Poi passiamo adesso invece a considerare il costo delle carte. Allora, i Shaymin, lo sapete tutti, sono una delle carte più costose del gioco, la prendete a 45-50 evoluzioni, 45 se siete fortunati. Darkrai, questo full art, vale 7 evoluzioni, quest'altro ne vale 4 di evoluzioni. Se vogliamo parlare in termini di vapori, lo Shaymin si prende a 60-65, questo 5 pure ve lo danno, secondo me 5-6 ve lo danno, questo diciamo 10 vapori ve lo danno. Il Giratina 4 evoluzioni, Lupa 3-4 evoluzioni, questo di scontri primordiali, mentre c'è anche quello promo che sta di meno, quindi 2-3 evoluzioni lo prendete. Trabici non vale niente, il Garbador lo prendete un'evoluzione, ma anche un vapore. Rara, utile sì, però non è molto recente, si trova nei pacchi, quindi direi un'evoluzione ma anche un vapore per un Garbodor ci sta. Poi cerca sfide costano un'evoluzione l'una, Elisir Max con due evoluzioni penso 4 me ne danno, con tre vapori anche 4 me ne danno. Fossa allenatori non vale niente, dovreste comunque già averla, Superamo anche non vale niente, come martello con un vapore ne prendete due, Ultra Ball dovete averne a bizzeffe, Elisio con un vapore ne prendete uno, N non vale niente ma dovreste comunque avercelo, Astra con un vapore prendete uno, Lata non valgono niente, Città Parallela con un vapore ve ne danno due, se proprio siete volete essere generosi un'evoluzione e ne prendete due, Dura Furia Lotta non vale niente, un vapore anche ne prendete tre, Pietra Lieve non vale niente, un vapore ve ne prendete tre, Energia Drago Doppio con 4 ne prendete per due evoluzioni, o tre vapori, poi dovete azzardare anche due vapori. Ovviamente questi sono i prezzi effettivi, ma ovviamente cercate sempre di offrire meno di quello che vi sto dicendo, perché qua si parla di prezzi effettivi. Ovviamente negli scambi pubblici potete facilmente trovare buone occasioni. Poi parliamo un attimo
per concludere di quella che è due versioni alternative di questo mazzo, una che considero molto valida e che proverò anch'io, una che invece considero meno valida perché più lenta rispetto a questa, ed è la versione con i Veltal. Veltal è un Pokémon che se gli costruite un mazzo attorno è fortissimo, al pari di questo mazzo, i mazzi Veltal EX. Ma se messo in questo mazzo è una carta che per far danni ha bisogno di molte energie, perché questo mazzo gioca energie base, energie drago doppie che non potete assegnare a Veltal, potete assegnare soltanto le energie singole. Il mazzo Veltal gioca energie doppie in colore. E in questo mazzo dove le mettete le energie in colore doppio? Dovete levare molte carte per metterci energie in colore doppio. Quindi ve lo sconsiglio, perché caricarlo di energie buie non ne vale proprio la pena. C'è il Darkrai che fa molti più danni, sfrutta infatti anche le energie drago doppie assegnate dal Giratina. Quindi Liveltal non ce lo vedo proprio bene in questo mazzo, vedo soltanto una carta che se ci arriva di primo turno mi rallenta solamente, perché ce ne vuole per far danni a quel Liveltal. Fa molti più danni, sì, ma dopo molti più turni. Quindi ve la sconsiglio ovviamente sia Liveltal che Liveltal con quello con l'abilità che fa danno ai Pokémon in panchina EX. Fa 60 danni a un Pokémon in panchina. Ve lo sconsiglio questa versione, in quanto è molto più lenta e non combacia molto quella che è la strategia del mazzo. Mentre l'altra versione, che invece secondo me è molto valida, è quella che gioca Martelli Dirompenti, quello che se esce testa potete scartare una carta energia che sia speciale o base a un Pokémon a vostra scelta dell'avversario. E in questo caso, se volete giocare ad esempio qui i martelli, cosa andate a fare? Potete levare un Elisio, potete levare un super martello, potete levare un'Astra, anche se vi consiglio di lasciarla, potete levare un Platan e potete levare ad esempio un Garbodor, e quindi giocare con due Trubbish e con un Garbodor. In questo caso avete levato quattro carte, ci mettete dentro questi martelli dirompenti e rompite abbastanza le palle all'avversario. Per il resto la lista lasciate invariata, perché le carte equipaggiamento, carte oggetto, strumento sono comunque fondamentali. Potete azzardare un 2 cinture furia lotta al massimo, ma sono comunque fondamentali perché servono sia per il Darkrai sia per eventuali Pokémon. Che esempio, partiamo di prima mano di Upa, c'è bisogno della pietra lieve per levarlo, oppure partiamo di prima mano col Trubbish, c'è bisogno della pietra lieve per levarlo, quindi tre pietre lievi sicuro. Cinture pure lotta, pure due ci vanno bene, anche se io preferisco sempre in tre. Questo è tutto, il mazzo è questo, il costo ve l'ho detto, la strategia ve l'ho detta, ci vediamo al prossimo video.